partecipate più alle opere del male. Non seguite più i desideri di una volta. Siate come figli ubbidienti al vostro padre e siate sempre più perseveranti nell'amore, perché il Signore vi dice così. Oggi la parola del Signore in questa settima domenica del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Sembra un po' irrealizzabile l'invito di Gesù oggi. Siate perfetti. E chi di noi lo è? E prosegue, come lo è il vostro Padre Celeste. E diremmo che allora è impossibile. D'altronde noi non siamo capaci di far sorgere il sole o di far piovere sui buoni e sui cattivi. Però Gesù ci dice che siamo capaci di fare cose altrettanto straordinarie. Cose cioè che vanno oltre l'ordinario, oltre il vivere comune. Ci dice: tu sai e puoi amare il tuo prossimo, ma anche il tuo nemico. Tu sai e puoi perdonare invece di vendicarti. Tu sai e puoi pregare per chi ti fa del male. Tu sai e puoi essere generoso con chi ti chiede aiuto. Tu sai e puoi tutto questo e anche di più, perché sei figlio di Dio e perché il suo Spirito abita in te. San Paolo nella seconda lettura ce lo ricorda. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? E certo che lo sappiamo, però purtroppo spesso lo dimentichiamo. Dimentichiamo cioè che con il battesimo veniamo innestati in Cristo e quello che c'è nella vite, quindi l'amore, c'è anche nei tralci se rimaniamo uniti a Lui. E noi siamo il Tempio di Dio sia personalmente in virtù del battesimo in quanto abitati dallo Spirito Santo, ma anche comunitariamente in quanto Chiesa di Dio e quindi un popolo di battezzati, di figli di Dio, che diventa casa di preghiera, luogo di accoglienza e una testimonianza vivente della gloria di Dio. Più volte nell'Antico Testamento ricorre l'espressione «e la gloria di Dio riempiva il Tempio». Ecco, allora, affinché il Tempio della nostra anima possa essere veramente ricolmo di Dio, Dobbiamo lasciarci guidare appunto dalle parole della Scrittura. Nella prima lettura Dio dice: non serverai nel tuo cuore rancore contro i figli del tuo popolo, non coverai odio contro il tuo prossimo. Ecco, allora dobbiamo liberarci, lasciare spazio veramente alla presenza dello Spirito di Dio dentro di noi. Dio ci dice: siate santi, come io, il Signore vostro Dio, sono santo. La santità, ecco cosa ci chiede Dio. Questo deve essere il profumo della nostra anima. È l'offerta che Dio più gradisce. È un profumo certo che viene dai fiori e quindi dalle opere buone che possiamo fare, ma anche dall'incenso, ovvero da tutte quelle offese, i torti, le calunnie, tutte
tutte le ferite che riceviamo dagli altri, volontariamente o meno, e che ci bruciano dentro, che ci fanno male. Ecco, tutto questo è purificato e offerto a Dio, viene trasformato dall'amore e diventa il profumo più bello. Insomma, Dio non ci chiede cose impossibili, ci chiede anzi di non svalutare, di non sottovalutare la dignità che abbiamo in quanto figli di Dio. Dio ci ha creati, ci ha redenti e ha posto tutto al nostro servizio. San Paolo ci dice: tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. E allora il nostro impegno quotidiano deve essere questo, quello di vivere da figli di Dio, cioè da figli che lasciano il proprio cuore, la propria anima completamente liberi da ogni sentimento, da ogni pensiero negativo nei confronti dei nostri fratelli, così che possa abitare nel Tempio che siamo soltanto il Signore, il suo Santo Spirito, che è uno spirito d'amore, così che possa essere questo spirito d'amore a guidare le nostre scelte e le nostre azioni, e così che la nostra vita possa risplendere di santità. Di questo ha bisogno il nostro mondo oggi, di persone abitate dall'amore, da persone sante. Preghiamo. Il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito, perché possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e attuarlo nelle parole e nelle opere. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, confortino i vostri cuori e li confermino in ogni opera e parola di bene. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e sulle vostre case, e con voi rimanga sempre. Amen. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Buona domenica a tutti voi.